Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Flynn, Son of Grimson, con questa musichetta che un pochino mi ricorda quella di Oblivion di parecchi anni fa, se non sbaglio il 2006. Che cos'è? È un platform, un Castlevania, diciamo. Non so ancora dire il prezzo perché lo sto giocando prima dell'uscita. L'uscita è prevista per il 15 di settembre, ma voi probabilmente lo vedrete dopo. Iniziamo. Varie sono le opzioni iniziali. Possiamo usare il mouse all'interno del menu. Adesso scusate, ma attivo tutte le varie impostazioni di sorta, perché è una risoluzione un po' strana. E soprattutto il gioco ci fa scegliere i controlli, quindi possiamo vedere i tasti, ma soprattutto potete andare a scegliere il controller, c'è quello della PlayStation 4 e quello dell'Xbox, quindi ve lo fa proprio scegliere. Io ho scelto tastiera, come al solito, so che verrò criticato. Andiamo a vedere l'inizio. Si parla di una storia dove Flynn deve sconfiggere il flagello, ma andiamo a vedere. Una grande minaccia sta arrivando. Per favore, Flynn, Rosantica, che è il terreno dove c'è la terra dove viviamo noi, ha bisogno di te. Svegliati. In sintesi, il flagello sta passando oltre la barriera magica che protegge Rosantica dal flagello. Ci stiriamo. Grafica pixel molto gradevole, devo dire, con W. Interagiamo con Dex, che sarà il nostro fido compagno di mille avventure. Dex sta dormendo pacificamente, sognando avventure. Questo è Boyin. Finalmente sveglio, ossa pigre. Sto battendo l'incudine tutta la mattina ed è freddo qua fuori. È tempo di renderti utile. So che Dex è un grande guardiano dell'isola. Portalo nella foresta. Prendi la mia vecchia spada di legno per un po' di allenamento fuori da qui. È nella baracca, nella... Va bene. Andiamo a prenderla. Diciamo che è proprio in bella vista. Molto bene. Ok. Stavo provando un pochino. Eccolo qua, Dex. Andiamo. Andiamo, Dex. Posso? No, non mi lascia ancora cavalcare. Lo potremo fare in futuro. Ah, devo riparlare a lui. Con Shift facciamo la rotolata. Vai avanti. Prendi la mia vecchia spada per un... Ok. Allora, lui ci ha detto di colpire qualcosa qua. Quindi andiamo e vediamo. Ok, andiamo. Ok, abbiamo il primo livello da fare, il Flynn. Abbiamo il Flynn Ranch e andiamo qua, all'interno della foresta, e vediamo un attimino come funziona. Possiamo cavalcare? No, non ancora, mannaggia. Poi gli uccelli che vengono fuori sono veramente uno spettacolo. Sì, allora, vi dico già subito che conviene giocarlo col pad, nel senso che è un po' più agevole, ma per me è sempre un traffico prenderlo, quindi faremo senza. Questi sono gli uccelli di Angry Birds. Sono loro. Vabbè, abbattiamo queste cose qua, così almeno. Ok, continuiamo. Ah, qua dobbiamo aprire la porta al nostro fido socio. Interessante. Non è un'idea originale, ma lo trovo davvero gradevole a livello di grafica, perché a me questa grafica piace sempre, e soprattutto a livello di musica e sonoro, di effetti. Cioè, comunque è ben curato.
parere mio, ovviamente. Quanto possa costare non lo so, io ipotizzerei un 15 euro, un 14,99. Ah, me ne servono due, ci sta spiegando in pratica la meccanica. Ne abbiamo presi due e vengono utilizzati entrambi per aprire la porta e quindi andare avanti. Intanto continuiamo a prendere in alto a sinistra la nostra vita con quei rombi verdi. Il primo nemico serio. Che gli rotolo dietro, perfetto. Ma il mio socio qui non è che faccia molto, a dire la verità, eh? Questo invece sembra abbastanza compiacente, ma finché lo attacco non ha reazione. Ok, bisogna abbattere l'alveare. Ne è rimasta una. Incredibilmente non ho ancora perso un tassello di vita, però ne abbiamo un altro adesso, avremo tutto il tempo di perdere la vita. Devo saltare, non... ok, vai, apri la porta, vai avanti Dex. È stata una sorpresa perché io questo gioco onestamente non lo conoscevo e mi è arrivato dallo sviluppatore. Ed è fonte comunque di soddisfazione questa. Adesso è stato contattato. Oh, mio. Hai portato Dex per vedermi. Sei una buona ragazza. Sono così felice, diciamo, onorata di avere un amico come... Ok, dai, andiamo. Salve! Hey, Flan! Sniff. Sono veramente felice che tu sia qui. Ho questo... Puoi aiutarti? No, non con la tua spada, no. Eda ha permesso di fare... Ointment? Che termini usano che non li ho mai sentiti? Vabbè, salve. Oh caro, il mio splendido cappello manca. Stavo camminando fuori dalla mia casa e un soffio di vento me l'ha portato via. Dovresti trovarlo, prenderlo. O mi prenderò una scottatura solare. Ok, quindi questo abbiamo accettato una quest e dobbiamo trovare dove ha perso sta cosa. Lì c'è qualcosa. Sì, vabbè, tutto qui, tutto qui. Con la I apriamo l'inventario e abbiamo il cappello del signore qui. Oh, adesso se l'hai rimesso, bellissima anche l'animazione in cui si rimette. Ok, ci dà la chiave, grazie. Ma la chiave ce la porto indietro così, vabbè. Ok, e viene aperta la porta. Tuttavia, io voglio dare un'occhiata a cosa c'è qua. Ah, niente, non pensavo qualche segreto, invece si va avanti. Dovrebbe ripartire la mappa ora. A carezza Dex. E si riposano. Tutto bene fino a questo momento. Dex sta dormendo, dovrò andare a controllare da me che cos'era questo rumore. Aia! Sì, non che Dex sia stato di un'utilità irresistibile fino a questo momento. Ah, posso spingere, tirare, perfetto, fantastico. Bella anche l'animazione di quando subisce il colpo la pianta carnivora, perché veramente... vai giù. Ho preso un libro. Vedete cos'è? Sembra vecchio abbastanza, pieno di informazioni, non puoi leggere lo strano testo. Va bene, andiamo avanti.
Oddio, una visione. Arriva il flagello. Salve. Ehi, vicino, ho notato che queste barre gialle... Quindi che devo fare? Ok, abbiamo aperto la porta. E siamo quasi morti dall'alto. Ok, questo è andato. Devo correre assolutamente perché... Ok, sta andando giù. Sto correndo perché sono praticamente quasi morto. Ah, devo farlo velocemente. Ok, proviamoci. Devo abbattere questo prima però. Ok, questo è andato. Vediamo se riesco a farlo velocemente. Sfuggendo alla pianta carnivora, sfuggendo a tutto. Merd. Oh, di pochissimo, non ce l'ho fatta. Beh, a sto punto piazziamo anche questo allora. Ok. Questa abbiamo vista bruttissima. Non è difficile in sé il combattimento, ma con la tastiera lo è ancora di più. Ok, adesso possiamo andarcene tranquilli, stando un po' in vantaggio. Ok. V. Santuario dell'influenza. Cioè l'influenza nel senso... Credo sia un'influenza mentale, no? Un'influenza. Andiamo a vedere. C'è il portone rotto qua. Io non posso resistere a lungo, Alistair. Ok, caro. Cosa c'è bisogno di fare? Possiamo ancora salvarli? Mi dispiace, amore mio. Arrivederci. Flynn. Non è un inglese facilissimo per essere un platform. Vediamo. Tanto... Ah, questo sembrava un buco invece alla colonna. Non è malaccio, devo dire. Ah, e questa è Rozia. Lo strano tizio con i capelli rossi. Ho sentito abbastanza deciso di mostrare. Il padre aveva ragione, sembri molto debole. Non ci vorrà molto. E dopodiché ucciderò tutti sull'isola. Io sono Rozia, distruttore di Cardinal Island. Ok. Boss fight. Bella dinamica, mi piace. Boia mondo. Era previsto che io morissi. Anche se... probabilmente ha fatto in modo per farmi scoprire, diciamo, questo tavolo di resurrezione. Che come hai fatto? Sì, non è un inglese semplice, devo dire, strano, perché comunque... Ok, adesso è comparsa la barra della vita, quindi...
Dovrebbe avere una cosa strana sotto, una barra doppia, glielo sto abbattendo, abbastanza senza diritto di replica, Jay. Bello questo stile un po' giappo, un po'. È arrivato Dex. Stupida bestia. Vai, via. Non abbiamo tempo per questo. Devo prendere il tuo potere. No! Mio padre sarà orgoglioso. Ho fatto tutto così bene. Sei ok, Flynn? Stavo raccogliendo funghi nella caverna vicina e ho sentito rumore. Che è successo? Dex, oh no, non è buono, non è buono per niente. Che persona ha fatto questo? Senza lo spirito del guardiano Dex? O lo spirito guardiano di Dex? La sua energia scenderà e non voglio pensare che cosa possa succedere. Devo trovare quella persona ancora, non posso perdere, non possiamo perdere il nostro bellissimo guardiano. Ho sentito che c'è un santuario di Crimson simile a questo in cima alla montagna. Dovrebbe essere una buona partenza. Non ho abbastanza energia. Ok, vai Flynn, vai sulla cima della montagna. Perfetto. Questo ha multiple uscite, quindi è interessante anche questa cosa delle mappe fatte così. Non abbiamo Flynn, ma abbiamo una spada fortissima adesso. Flynn, aspetta. Devo darti qualcosa indietro. Prendi questi orb curativi. Essenza vitale. Non dimenticare. Ah, stavo dimenticando. Ti riempirò. Ok. Essenza vitale. Ok, quindi adesso abbiamo la vita. Uso Q per curarmi. Non mi curo del tutto, però ho più vita massima, quindi dovrei curarmi. Beh, intanto recupero gli orb curativi, ne uso un altro. Mannaggia, ho buttato via, potevo usarne due subito, va bene. Intanto, trasciniamo questo qui. Si potrebbe prestare anche questo gioco per una live, anche se... calcolando gli ultimi numeri degli ultimi tempi, direi che si potrebbe prestare, ma non si presta. Allora, questo ci dà i diamantini, che dovrebbe essere una valuta. Oh, che cacchio. E invece là abbiamo recuperato parte della terza pallina di cura, quindi ok, andiamo. Perché diventa rossa sta cosa? Ah, ho capito. Ho capito. Sì, però non devo farla... Vabbè, che è uguale. Tanto la tiro. Quindi non è un gran problema. Ok, il pungiglione me lo stavo per prendere in pieno. Ok, scusatemi i silenzi, ma concentrazione massima. Ok, e arriva la scala. Mi piace molto questo modo di colpire un po' alla orientale, insomma, dove continuate a saccagnare in aria il nemico. Adesso dovrebbe arrivare,
Ha voglia, mi curo, così mi riporto al massimo. E questo? Flynn, che cos'è quella cosa luminosa, scintillante che hai? Ok, praticamente possiamo castare un incantesimo usando... Non so che tipo di risorsa. Aia! Cioè, in sintesi ci sta spiegando come funziona tutta la storia. Ok, adesso attacchiamo anche con la magia. Sì, vabbè, è tutto un percorso che ci fa utilizzare la magia. Adesso abbiamo detto, qua ci sono multiple uscite, quindi sono... Adesso scusate ma mi curo, perché sto per prendere... Ok, ho riempito un orb di cura, che non è male. Adesso non ne riempiamo un altro, però... Aia, mi stai facendo troppo male, però... Oh, ok. No, fa veramente poco danno sto a fare qua. Ok, bello il fatto che lo possiamo stordire. No, oh, veramente, lo attacco a mano, faccio prima. Spero si possa poi potenziare questo tipo di arma. Qua non ci sono altre scelte se non quello di attaccarlo in questo modo, perché sennò gli andrebbero direttamente addosso. Vabbè, abbiamo finito un'altra zona. No, veramente devo dire una bella sorpresa questo titolo, non me l'aspettavo. Aia, l'alveare che cade non è male. Questo non so se sia voluta, ma il movimento che ha questo a fare qua. Ah, mi dà ossigeno la bolla. Mi ricorda molto Alex Kidd. Cioè, è lui. Cioè, non fa che balle, sembrava proprio lui. Niente, vengo a finirti. Ok, andiamo. Vamos! Ok, curo che... Mi sa che qua bisogna fare in fretta. Ok. Aio! Sì, comunque è chiaro che bisogna colpirli anche a distanza. Ok, porta aperta. E vamos! Cioè, veramente non riesco a smettere. Che figo. W. Ok, abbiamo usato un santuario. Cardinal Island. Hollows Reach. E niente, qua andrà avanti la nostra avventura per cercare di salvare Dex. Cambiano anche i mostri, tra l'altro, perché siamo su un'altra isola, quindi diciamo che si fa molto interessante. Beh, diciamo che abbiamo visto l'inizio di un ottimo gioco. Fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi qua sotto nei commenti, e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao.